sindaco ha sentito Poppella, oggi grande bagno di foro alla sanità, c'è tanta gente per le strade, al carnevale, lei ci ha parlato ieri, ci parlerà oggi? Sì, noi siamo in contatto come amministrazione, anche io personalmente, poi ormai ci conosciamo troppo bene perché vi voglia io nuovamente sottolineare che a me piace stare vicino alla gente non quando ci sono passerelle mediatiche, quindi la vicinanza a Poppella come a tutti gli altri è sempre discreta però forte, discreta dal punto di vista dell'apparizione ma forte dal punto di vista dei contenuti. Ho avuto modo anche oggi ai margini della manifestazione del TAR di parlarne con alcuni esponenti delle forze dell'ordine, c'è bisogno di una risposta forte perché non è ammissibile, indipendentemente dalla dinamica dell'accaduto che non conosciamo, le motivazioni, i contenuti, i contorni, i contesti, ma è inaccettabile che si possa in qualsiasi parte di Napoli sparare indisturbatamente in qualsiasi ora della giornata. Quindi da questo punto di vista ci vuole una risposta visibile e forte dello Stato, come sa fare in questi momenti complicati o come dovrebbe fare in questi momenti complicati. Quindi va la mia fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura locale e invece il mio auspicio, finora un po' disatteso, che ci sia invece un rafforzamento delle presenze delle forze dell'ordine, delle forze dell'ordine e delle strutture dello Stato per garantire la sicurezza a tutti i nostri cittadini. Ha letto Saviano il posto di Saviano? No, non l'ho letto. Saviano diceva che lo Stato, vista l'assenza alla sanità, è connivente in qualche modo. Vabbè, però non, io ripeto, su Saviano ormai mi sono dato un poco... ho detto quello che dovevo pensare quella volta, adesso anche mi pare che ho detto parole forti. Possiamo chiedere tutto ai cittadini che hanno, che anche loro devono fare tanto di più, possiamo dire al sindaco che può fare di più, possiamo dire a ognuno di noi, ai giornalisti che possono fare di più, ma quando si spara, sinceramente, bisogna chiedere allo Stato, che ha tra i compiti principali quello di garantire la sicurezza, soprattutto nei confronti delle armi, dei cittadini, degli abitanti e dei turisti. Siccome questa città sta facendo uno sforzo enorme, la sanità tra l'altro è uno dei quartieri simbolo del riscatto, lo voglio proprio dire, piena di vivacità, di esplosione di attività culturali, di energia, del mondo istituzionale, la municipalità, le associazioni laiche, le associazioni cattoliche, i parroci, addirittura i parenti stretti delle vittime, pensiamo alla famiglia Cesarà, insomma, voglio dire, tutto si può dire, ma le istituzioni locali, la cittadinanza, gli abitanti, l'associazionismo, la sanità come gli altri quartieri c'è. Io ieri sono stato a Secondiglia, vado ovunque, la città è viva, è piena di energie. Anche forze dell'ordine e magistratura chiaramente fanno parte di questo contesto a Napoli e fanno il loro dovere, evidentemente se accade questo bisogna telefonare al Ministro dell'Interno e chiedere conto al Ministro dell'Interno, alle articolazioni locali del Ministero dell'Interno.